numeri delle sue ultime gare sono spaventosi. Prova l'uno contro uno, sfruttando ovviamente la differenza di fisico con Šefčík, e poi il tiro in sospensione che non va. Il rimbalzo aggressivo di Bryan, che apre subito per Kiki Clark. Arriva il blocco dello stesso Bryan, contro blocco, la finta del tiro, si gioca l'alto basso con Bryan che resta con Hickman, e può Šefčík a rimorchio, primi due punti della partita, Simon Šefčík appoggiando il tabellone. Cato nelle file della Benetton, quello che è stato il suo palazzetto per una stagione due anni fa, ed è il 5-2 con il primo più 3, un vero possesso di differenza tra le due squadre. Šefčík ancora in avvicinamento e ancora appoggiando e usando il tabellone come amico, e ha usato al meglio il corpo, la sua forza superiore a quella di Jones, che è un giocatore anche lui a forza fisica, ma Šefčík ha come usarla e andare al tiro. Eccolo, per non dire che va veramente al secondo piano per poi portarsi a casa anche il ferro. Bel canestro e bella reazione da parte di Venezia, che adesso riconquista anche palla in difesa. Timmy Bowers, l'1-2, senza trovare il canestro, ma poi ci pensa il solito rimorchio, Simon Šefčík. Allora Bowers si recupera, un rimbalzo importante, Meini subito per l'ex giocatore di Caserta. Anche i due avversari, si ritorna da Meini alla schiacciata per Šefčík in posizione profonda, prova lo step back in allontanamento, Simon Šefčík con il rimorchio, con il tiro anche buttandosi indietro. Che giocatore Simon Šefčík, ovvero James White, davvero gran lavoro difensivo oltre che in attacco con le sue straordinarie mani da parte di Alvin Young, che riceve adesso il pallone da Bowers, ancora lontano dal pallone, finisce per terra Meini, ma senza che arrivi un fischio arbitrale. Ancora proteste per l'Ideca, ma senza fallo. Bowers fuori per Šefčík, il tentativo da tre punti, gli mancava solo questo nella sua partita, prima vicino a canestro, poi con la step back, è arrivata anche la tripla. C'è in panchina, dovrà dare la scossa ai suoi per rientrare in partita. Lo abbiamo detto che rispetto alla Coppa Italia sarebbe stata totalmente un'altra storia da dimenticare, il 90-70. Questa è un'altra partita, e per ora Venezia sta dimostrando di essere quella del campionato e non quella della Coppa Italia. Tutto facile per Šefčík, time out immediato chiamato da Luca Dalmonte, che deve fermare l'emorragia.